Salve, è qui il vostro Senten Chan. Adesso, in un nuovo tutorial di idraulica, vi sarà molte volte capitato di trovarvi in questa situazione e non sapere che fare. Mamma mia, si mi è intasato il lavandino, come potete vedere. Esce molto lenta l'acqua, anzi non esce per niente, molto molto lenta. A volte, non sempre, questo fenomeno è accompagnato da emissione di cattivi odori. Cosa fare? Chiamare un idraulico? Usare l'idraulico liquido? La ventosa? A volte non sembra funzionare niente, anche perché gli idraulici non ti arrivano e poi costano centinaia di euro. Ma per fare le cose da te in casa ci occorrono pochi elementi, come un cacciavite e un cucchiaio. Passiamo all'opera e vi farò vedere come risparmiare vari centinaia di euro. Come potete vedere, il lavandino si è evacuato. Adesso procediamo con il cacciavite per rimuovere questo filtro. Non è un'operazione difficilissima, la può compiere chiunque. Scopriamo che cosa è successo al nostro lavandino con l'aiuto del cucchiaio. Si è riempito di mugre che non so da dove salti fuori, è come una mucillagine verde, schifosa, puzzolente e marcia. Fetida, rischiosa e che non fa passare l'acqua. È un po' difficile da rimuovere perché il luogo dove si va a invischiare non è accessibile. Quella che si può, la si butta nel cesso. Quella che no, la si cerca di mandare dentro. Non so perché mi viene questa schifezza, ma una volta ogni 3 mesi dicevo, mi viene tutta questa schifezza. Poi si può spruzzare dell'antigrasso. Ed infine si procede a rimettere questo filtro, in modo da assicurare l'ermeticità del condotto del lavandino, perché altrimenti ci perdi sotto, come mi è successo adesso, che ho dovuto sciacquare.
Ecco qua. Facciamo la prova. E vedete la differenza? Già è accettabile. Mi raccomando, stringere bene la vite, perché altrimenti il tubo non rimane ermetico e vi casca l'acqua sotto il lavandino. Beh, questo è stato un altro tutorial di idraulica domestica. Per oggi è tutto. Arrivederci e grazie di seguirmi. Dal vostro Saint Chan. Ciao.